Grazie, grazie Massimo, grazie alla Biblioteca di Cologno Monzese, Marilena e Luca che ci hanno invitato a raccontare l'esperienza dei nostri gruppi. Non è solo Cecilia Cognini, stamattina siamo arrivati con un pulmino targato Città di Torino perché siamo un gruppo di, infatti io vi, di colleghe e di colleghi che hanno creduto in questi ultimi anni proprio nell'idea di costruire un progetto di gruppi di lettura nella nostra città, che è una città di 900.000 abitanti, e il titolo che Marilena ci ha suggerito effettivamente è un titolo che esprime bene il tipo di lavoro che noi cerchiamo di fare nei nostri quartieri. È un lavoro, noi siamo un sistema bibliotecario urbano, quindi siamo una rete di biblioteche coordinata centralmente da alcuni uffici centrali, siamo distribuiti abbastanza uniformemente in tutta la città, abbiamo una biblioteca centrale, 14 biblioteche civiche di zona, un giardino di lettura al Mausoleo della Bella Rosina, che è proprio un giardino abbiamo tra virgolette occupato con le nostre, con una serie di libri e con una serie di attività che portiamo d'estate. In questo giardino c'è il mausoleo della Bella Rousine, tutti sapete chi era la Bella Rousine, la moglie morganatica di Vittorio Emanuele II. Questa era la sua tomba, la città l'ha recuperata, è uno spazio bellissimo, è diventato uno spazio espositivo, uno spazio dove noi all'aperto facciamo attività di incontri, iniziative collegate anche a un punto di prestito libri che mettiamo a disposizione, soprattutto d'estate all'aperto. Abbiamo due biblioteche in carcere, 6 punti di prestito convenzionati in città con associazioni di volontariato, perché la città di Torino promuove proprio la collaborazione con il terzo settore e quindi tutte le nostre attività anche di sviluppo dei gruppi di lettura nascono proprio da questa collaborazione stretta con l'associazionismo e con il volontariato. 4 punti di servizio negli ospedali della città che animiamo anche grazie alla collaborazione con i volontari del circolo di lettura, in particolare del circolo dei lettori, in particolare al Mauriziano e alle Molinette, un punto di servizio anche nel reparto materno-infantile dell'ospedale Mauriziano. Non mi fermo vi ho messo un po' di dati statistici sul 2011, è significativo il dato della presenza di attività culturali che sono state 101.000 le presenze in tutta la nostra città, con proposte dalle nostre biblioteche, articolate in oltre 5.000 eventi, incontri nell'ambito di 1.469 iniziative, perché molti di questi incontri stanno dentro dei contenitori più ampi. Parto dalla fine per raccontarvi quello che nasce in realtà come un percorso nel 2001. Nel 2011 i gruppi di lettura sono stati 19, hanno lavorato su filoni molto diversi, anche perché un po' la nostra filosofia è quella di promuovere occasioni, quindi ci sono dei gruppi, lo vedrete poi nell'elenco finale che vi proporrò, ci sono dei gruppi che si legano a delle biblioteche, quindi a dei luoghi. E in queste situazioni è spesso il bibliotecario che coordina il gruppo di lettura. Questi sono gruppi che vivono di vita lunga. Ci sono poi invece dei gruppi di lettura che promuoviamo su tematiche specifiche in collaborazione con associazioni del territorio. Vi faccio l'esempio dell'ultimo gruppo di lettura sulla fantascienza che parte adesso, che sta partendo in queste settimane, in occasione dei 60 anni della collana Aurania, perché a Torino ha sede il MUFANT, un museo laboratorio sulla fantascienza. Noi abbiamo iniziato una collaborazione con loro e quindi questa diventa un'occasione per lanciare una proposta, quindi seminare un'opportunità di far nascere un nuovo gruppo di lettura. Non sempre queste opportunità, i gruppi poi continuano a vivere. Vi racconterò anche questo nel racconto di come si muove e di come è cresciuta la nostra esperienza nel territorio di una città così, così, così grande. Lavoriamo anche con la scuola, non con le insegnanti. Abbiamo fatto una bella esperienza anche quest'anno in collaborazione poi con una fase finale dentro al Salone del Libro,
lavorando sul libro Sganciando la luna dal cielo di Gregory Hughes, un gruppo di lettura promosso e coordinato da una nostra collega Gabriella Carré, che è qui oggi. E abbiamo coinvolto nel corso del 2011 con attività di questo genere, con gruppi di lettura di questo tipo, 25 classi. Ma i gruppi di lettura nascono sostanzialmente dalla voglia di mettersi in gioco di alcuni di noi. La prima persona che ha promosso un gruppo di lettura nelle nostre biblioteche è stata Stefania Marengo nel 2001, con un gruppo di lettura alla Biblioteca Civica Luigi Carluccio, che è una delle nostre sedi di zona. Questo gruppo di lettura vive ancora oggi, è un gruppo che ha lavorato su autori anche molto difficili, ha lavorato anche su Heidegger. Per esempio, quando Stefania ha lanciato questa idea di lavorare su un testo come Essere e Tempo, una volta mi ha telefonato e mi ha detto: ma guarda Cecilia, un successo incredibile, abbiamo anche delle persone che assolutamente non immagineresti. C'erano nel suo gruppo anche dei senza fissa dimora, che erano appassionati del filone filosofico. Io ho ritrovato una situazione analoga l'anno scorso in Biblioteca Civica Centrale, quando abbiamo lanciato un gruppo di lettura su Nietzsche. Quindi la filosofia, come dire, valica tutti i confini di condizioni sociali, di censo, di alfabetizzazione rispetto al linguaggio della filosofia, che è spesso non così accessibile. Poi è partito un secondo gruppo di lettura nel 2004, appunto un gruppo di lettura di filosofia che vive ancora oggi, e che è un gruppo che è partito in una biblioteca di quartiere, la Biblioteca Geisser, e poi si è trasferito alla Levi e oggi è in Biblioteca Centrale. E ho coordinato questo gruppo fino a qualche tempo fa, perché negli ultimi tempi non riesco ad essere più presente come in passato, però c'è un volontario senior civico. Il progetto dei senior civici, apro una parentesi veloce su questo, è un progetto della città di Torino che ha consentito di mettere a valore, proprio, quindi di valorizzare le competenze dei cittadini della nostra città. È stato creato proprio un elenco di volontari seniores. Nelle nostre biblioteche ce ne sono 140 che lavorano nei gruppi di lettura, animando dei gruppi di lettura, facendo lavori per esempio di digitalizzazione di opere antiche, lavorano in ospedale, lavorano in carcere, quindi supportano e amplificano sul territorio, mettendo proprio a disposizione le loro competenze. Spesso sono persone con competenze molto diverse, ci sono persone che hanno magari solo la terza media e quindi magari ci aiutano a portare in posta i libri parlati per i non vedenti, per spedirli ai non vedenti, oppure fanno i nostri gruppi di inglese o di alfabetizzazione informatica nelle nostre sedi. È stato un progetto che ha davvero dato un impulso. Diciamo che noi abbiamo cercato di cogliere tutte le occasioni possibili per far crescere anche il progetto dei gruppi di lettura nel nostro territorio. Fino al 2004 ce n'erano solo due. Poi nel 2010-2011 abbiamo pensato di costruire un progetto che è stato sostenuto con un piccolo finanziamento dalla Regione Piemonte per 2 anni, per fare un po' un lavoro di semina. La difficoltà maggiore che abbiamo incontrato nel nostro gruppo dei bibliotecari delle nostre biblioteche era un po' far vincere la paura della soglia, cioè l'idea di doversi presentare al gruppo come un esperto piuttosto che come un lettore o semplicemente come un conduttore del gruppo, perché magari c'è soprattutto nei gruppi di lettura che oggi sono affezionati ad una sede, è il gruppo di lettura stesso che sceglie i testi da proporre, e quindi quella diventa un'ulteriore occasione per far crescere il gruppo, perché magari il gruppo propone dei libri o degli autori che non erano esattamente quelli con cui si era partiti, e magari quell'autore e quel libro diventano un'occasione per far crescere il numero dei partecipanti al gruppo stesso. Quindi questa era la nostra scommessa maggiore. Abbiamo cercato quindi di far parlare ai nostri, quindi ai bibliotecari, ai volontari,
alle associazioni con cui collaboravamo, ai volontari del servizio civile, ai volontari seniores, di far parlare scrittori e bibliotecari. È venuta anche Marilena Cortesini a raccontare l'esperienza di Cologno Monzese, così come la biblioteca, la collega Alberta Delle Piane di Genova, e questo è stato il modo attraverso il quale siamo riusciti a far mettere in gioco altre persone, altri bibliotecari, bibliotecari e non solo, quindi sottolineo anche il fatto che non siamo solo noi, il gruppo dei coordinatori dei gruppi di lettura è molto ampio, proprio per vincere questa paura, la paura di doversi misurare con altri lettori. Questa soprattutto era una paura dei bibliotecari, in qualche modo dovendone sapere di più, quando invece la sfida è proprio quella di mettersi in gioco come lettori, condividere le letture, condividere le impressioni sul libro che si è letto, e magari in certe occasioni, questo è successo davvero, è carina questa idea delle letture smarrite, ma nei gruppi di lettura si smarriscono anche i lettori, perché nei gruppi di filosofia, ad esempio, una cosa che succede, si smarrisce il lettore in presenza, cioè il lettore è presente, ma insomma quando comincia a perdersi, allora diventa importante il lavoro del coordinatore, perché per esempio il terreno della filosofia è un terreno dove uno può prendere parte e a quel punto non lo fermi più, insomma è difficilissimo riacchiapparlo e riportarlo un po' al dunque della discussione. Quali sono le caratteristiche dei nostri gruppi? Sono gruppi abbastanza trasversali, ci sono gruppi con adulti, con ragazzi e adolescenti, i filoni, essendo il nostro territorio molto ampio, quindi sono i più diversi. Come vi dicevo, i conduttori sono bibliotecari, volontari senior, volontari del servizio civile e semplici cittadini. La partecipazione è un'altra caratteristica, come vi dicevo, soprattutto dei gruppi legati a un luogo, è quella della, quindi gruppi che vivono da tanto tempo. In questi gruppi i partecipanti scelgono i filoni, scelgono gli autori e scelgono i libri. Siamo presenti a Torino Nord, a Torino Ovest, a Torino Sud, a Torino Centro. No, come vedete non ci sono tutte le biblioteche, anche perché non tutte le biblioteche hanno gli spazi adatti per poter ospitare un gruppo, e promuoviamo anche la collaborazione con le librerie indipendenti del territorio e con le nostre associazioni territoriali. Ho fatto l'esempio del MUFANT, ci sono alcune librerie indipendenti con cui lavoriamo nei quartieri, perché ci propongono dei libri, ci propongono degli autori, partecipano ai gruppi, e ovviamente noi mettiamo anche, le biblioteche civiche mettono a disposizione i libri da prendere in prestito e da leggere. Altri due elementi sono l'attenzione al testo, per esempio nel gruppo di filosofia è molto importante, proprio perché molti partecipanti tendono a perdersi, la gratuità del gruppo, l'attenzione a riservare per certi filoni anche un certo spazio a leggere proprio dei pezzi del libro, e anche questo, per questo il titolo era azzeccato, perché noi ci confrontiamo anche con altre realtà non bibliotecarie. Ad esempio, vi parlo prima di questo nuovo progetto che è attivo da 2 anni nel territorio della circoscrizione 2, Santa Rita Mirafiori Nord, quindi Mirafiori al nord di Mirafiori, perché poi c'è anche Mirafiori Sud, dove per il momento abbiamo una piccola esperienza di un gruppo di lettura alla Pavese. E, leggermente è un progetto che valorizza la presenza di gruppi di lettura in un altro luogo della città che si chiama Cascina Roccafranca, che è uno spazio di incontro per le associazioni di quel territorio. Quello spazio aveva già attivi una serie di gruppi di lettura, allora con le nostre due biblioteche di quartiere, la Villa Moretti e la Passerelle d'Antreva, abbiamo costruito un progetto in collaborazione con la libreria Gulliver del territorio della circoscrizione 2 per costruire delle occasioni per promuovere in questo caso il protagonismo dei lettori di quei gruppi. Cioè i gruppi di lettura incontrano poi nel corso dell'anno gli autori, ed è in genere sono
i partecipanti al gruppo attraverso un loro rappresentante ad intervistare l'autore. L'esperienza è stata replicata, è un progetto che sta funzionando molto bene, è stata replicata anche all'interno del Salone del Libro quest'anno. I vertici del salone erano abbastanza preoccupati, nel senso che insomma hanno seguito tutti gli incontri, perché avevano abbinato ad ogni incontro con l'autore, ovviamente noi avevamo fatto leggere i libri prima ai nostri gruppi di lettura, ne abbiamo gestito 9 incontri all'interno del Salone del Libro. Erano preoccupati perché avevano affiancato anche un esperto, cioè una persona, un critico letterario, comunque uno scrittore, un altro scrittore, un giornalista che doveva in qualche modo intervistare l'autore. In realtà gli incontri sono andati tutti bene, i nostri lettori, cioè partecipanti ai gruppi, hanno intervistato gli autori, hanno avuto un buono spazio, anche perché il giornalista in alcune occasioni, o il critico, ha fatto dei piccoli passi indietro, e quindi devo dire che l'incontro dove il partecipante ai gruppi di lettura, il gruppo di lettura diventa colui che incontra l'autore, per l'esperienza che abbiamo avuto noi dentro Leggermente e al Salone del Libro, ma anche partecipando a un'altra manifestazione che è per la legalità, che viene stata fatta quest'anno, mentre sostanzialmente è un'anticipazione di Biennale Democrazia che si terrà il prossimo anno. Gli incontri hanno una freschezza diversa, e quindi anche gli autori gradiscono di più un incontro dove è il gruppo di lettura che intervista, fa domande, arriva preparato perché il libro lo ha letto. Sono gruppi magari di 15-20 persone, quindi si costruisce una partecipazione significativa diversa all'incontro. Leggermente è nato nel quartiere della circoscrizione 2 un po' come propagine di una manifestazione più ampia che è stata fatta nel 2009, che si chiamava Mira Libri, e che era stata proprio una manifestazione dove gli abitanti del quartiere, attraverso le biblioteche e le librerie di quel territorio, erano stati stimolati a esprimere dei giudizi su una serie di libri, che erano su una rosa di autori di libri che erano stati scelti. Da lì poi in realtà si è deciso di, attraverso l'esperienza dei gruppi di lettura delle biblioteche civiche, di portare, di dare, come dire, continuità a un lavoro che solo il gruppo di lettura può, in base a quella che è la nostra esperienza proprio di intreccio di un'attività di questo genere con alcune manifestazioni pubbliche cittadine, quindi con quelle che si chiamavano eventi, che si chiamano eventi ma che diventano qualcosa di diverso nel momento in cui le persone arrivano avendo lavorato sul libro, e avendo lavorato sul libro seriamente, quindi essendosi davvero confrontati in maniera, diciamo così, neutra con l'autore che poi incontrano. Abbiamo una collaborazione in cantiere anche con il Festival du Premier Roman di Chambéry, che speriamo di riuscire a mettere in atto nel 2013. Questi sono i nostri gruppi di lettura nel trimestre in corso. Come vedete, ci sono gruppi di lettura su filoni, filosofia, il gusto del raccontare, quindi sul racconto, oppure su spunti che nascono che arrivano da proposte esterne alle biblioteche stesse, i 60 anni di Urania con il MUFANT, oppure Uno Nessuno 100.000 a rileggere Pirandello, che è nato sulla scia di una manifestazione che abbiamo ospitato anche nelle nostre biblioteche, dedicata appunto a Pirandello. E poi ci sono dei gruppi di lettura che prendono il nome dal quartiere dove si tengono, per esempio il gruppo di lettura di Borgo Po. Qual è uno dei nostri obiettivi? Certamente noi continueremo a seminare, quindi a far nascere e crescere nuovi gruppi di lettura. Ne vedremo anche morire, perché non tutti i gruppi di lettura continuano la loro vita come alcuni di quelli che vivono nelle nostre strutture. Cercheremo anche di occupare nuovi territori della città.
Mi veniva in mente, venendo stamattina in macchina da Torino, sull'autostrada Torino-Milano, a un certo punto l'uscita per Milano è vicina a un nostro quartiere che si chiama La Falchera. Lo riconoscete per chi viene da Milano a Torino, perché è un quartiere per la parte degli anni 70 caratterizzato da palazzoni molto, molto alti, molto evidenti. Ma la particolarità di questo quartiere, che nasce negli anni 50, è questa: è un quartiere separato. Siccome noi siamo attratti dai quartieri, cioè lavoriamo, cerchiamo proprio di lavorare in tutti i quartieri, è un quartiere separato dalla città. Abbiamo una nostra piccola biblioteca di quartiere alla Falchera, è separato da un cavalcavia, perché negli anni 50 la città, i decisori, i politici dell'epoca decisero che la prima ondata migratoria doveva essere tenuta, insomma, un po' ai margini. Poi il quartiere è cresciuto, quindi dagli anni 50, la parte di questo quartiere degli anni 50 è bellissimo perché ricorda un po' le periferie di Glasgow oppure le periferie delle città inglesi, e molti dei proprietari di case popolari hanno acquistato oggi la loro casa popolare, quindi è un quartiere tenuto molto bene. Poi è cresciuto negli anni 60 e 70, hanno costruito anche questi bruttissimi palazzoni. Per chi ha visto il film La donna della domenica, alcune scene della donna della domenica sono girate nella Falchera vecchia degli anni 50. Ecco, ci piacerebbe molto arrivare alla Falchera, non ci siamo ancora arrivati con un gruppo di lettura. Dobbiamo aprire una nuova biblioteca, una nuova sede per questa biblioteca molto piccola, che non ha uno spazio per far incontrare i lettori o i lettori deboli o i non lettori, insomma, di quel quartiere. Ci piacerebbe arrivare fino a lì. Certo, pensavo, non siamo come la lettura è un muscolo, non siamo come il supereroe dei Fantastici Quattro, l'uomo di gomma, che a me piaceva, non so, mi piacevano molto, non riusciremo a stare così facilmente da soli ad arrivare fin lì, ma credo che continueremo a farci aiutare dalle nostre associazioni, dai nostri volontari, dai lettori e anche da semplici cittadini. Vi ringrazio.